oggi in piazza, perché la guerra purtroppo continua ad essere l'agenda geopolitica. Israele bombarda l'Iran, non si fermano le ostilità in Ucraina e c'è una voglia nel popolo italiano di pace. Noi chiediamo e abbiamo partecipato come Democrazia Sovrana Popolare a questa manifestazione del Comitato Ripudia la Guerra, perché siamo convinti che il sentimento più profondo del popolo italiano sia collegato a quell'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra. Noi vogliamo che i soldi degli italiani siano spesi in sicurezza, in case, in lavoro, in ospedali, in scuole, in salute pubblica, in pensioni, e non in armi, e non inviando armi a Kiev, e non facendo sanzioni, e non comprando i carri armati dalla Germania, e non spendendo 26 miliardi di euro per la NATO. Siamo convinti, cioè, che ci sia un altro paese che chiede un'altra politica. Purtroppo questa destra e questa sinistra, al di là di piccole differenze di simpatia o di antipatia sulle questioni più importanti, la politica estera, quella energetica, quella economica e sociale, dicono e fanno le stesse cose. Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo, Francesco Toscano la pensano diversamente, ed è per questo motivo che noi vogliamo fare come in Germania, come in Turingia, in Sassonia, dove le forze che si muovono contro questo modello hanno ottenuto un grande risultato. Il sottoscritto sarà candidato in Umbria come governatore, Francesco Toscano sarà candidato, è candidato in Liguria, e crediamo che ci sia la possibilità di dare una svolta alla politica italiana. Oggi c'era un'altra piazza sempre contro la guerra organizzata dalla CGIL, a cui ha partecipato il Partito Democratico e altri partiti di opposizione. Perché non avete partecipato, e se c'è un messaggio da mandare anche a quell'altra piazza? Ma a quei partiti, ai capi di quei sindacati, chiedo loro di spiegare come mai hanno, penso al PD, votato per le armi se sono contro la guerra. Crediamo che ci sia un tradimento di quella sinistra che dice di essere per la pace ma poi si muove fattivamente con la NATO, con la Banca Centrale Europea. Vorrei ricordare l'immagine plastica di Landini quando sulle scalinate della CGIL riceveva l'abbraccio di Mario Draghi e gli metteva anche la mano sulla spalla, come fanno tutti i presidenti americani con i presidenti delle nazioni sottoposte. Ecco, noi non siamo sottoposti a nessuno, quella non è sinistra. Firmato dal PD, da chi ci ha portato realmente in guerra! Sono dei voti finti, dei venduti! Vergogna! Venduti! 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 Chi oggi siede in Parlamento ha votato per le armi a Kiev, ha votato affinché il nostro paese entrasse realmente nel conflitto. Vergogna! 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 In piazza perché notiamo un peggioramento della situazione geopolitica molto preoccupante, non soltanto in Ucraina ma anche in Medio Oriente. Israele continua a provocare una serie di paesi che vengono demonizzati dal sistema informativo mainstream al fine soltanto di legittimare operazioni davvero feroci messe in piedi dal governo Netanyahu, che oramai rappresenta un potere impazzito nel mondo, e le persone di buona volontà non possono rimanere in silenzio di fronte all'arroganza di un governo che non ha più limiti e che rischia di trascinare il mondo dentro una guerra atomica. Il nostro obiettivo è quello di parlare ad un popolo che non ha contezza della gravità della situazione, perché il nostro sistema mediatico, prevalentemente controllato da poteri guerrafondai e ipocriti, continua a mentire. Il nostro compito è quello di provare a dire una parola di verità che combatta il mare di menzogne prevalenti. Oggi c'era un'altra piazza sempre contro la guerra, voi che messaggio mandate anche a quella piazza? Perché non avete partecipato?
Gli ipocriti sono peggiori dei malvagi. Quella del PD, della CGIL, è una piazza di ipocriti, perché è una piazza governata, gestita, organizzata da persone che hanno votato non nel secolo scorso, ma pochi mesi fa, per l'invio delle armi in Ucraina. Noi preferiamo rimanere in compagnia di persone autentiche, libere, dignitose, che non manifestano al sole per la pace e poi di notte inviano armi. Respingiamo insieme gli ipocriti, che sono la categoria peggiore, quella che inquina qualsiasi dibattito.